molto felice di condividere la tavola con questi artisti in veste di relatori oggi pomeriggio. L'incontro si chiama, come potete leggere qui, il progetto e la fotografia. C'è un minuto prima di cominciare ci siamo resi conto che quel documento con cui Fabio Barile, che sta accanto a me, presenterà alcuni suoi lavori, aveva questo titolo con questo intervento di correzione che ci è sembrato una copertina interessante per presentare l'incontro. Perché appunto oggi siamo qua per parlare sia del progetto ma anche del processo che porta al progetto e forse soprattutto di quello. E appunto accanto a me ci sono Fabio Barile, Moira Ricci e Luca Capuano. Sono, diciamo, quelli che in epoche passate si potrebbero definire artisti che usano la fotografia, e oggi forse troveremo un nuovo modo di descriverli, perché comunque sono portano dei lavori, ci presenteranno dei lavori che hanno un ancoraggio nel mondo della fotografia, ma sicuramente un legame molto forte con altri linguaggi, sia da un punto di vista di quelle che possono essere le ispirazioni, che possono essere il retroterra da cui sono arrivati ai lavori che ci presentano, e anche per la forma che prendono i loro progetti. E la ragione per cui ci siamo fatti ispirare da questa cancellatura che ha fatto Fabio sulla slide di apertura del suo documento non è tanto una cancellazione, diciamo, di critica dell'idea di progetto, ma perché il processo è forse il tema che più ci interessa affrontare oggi, nel senso il percorso creativo come esperienza anche personale dell'artista, da un punto di vista proprio di percorsi, di bivi, di strade scelte, di strade abbandonate, di idee, ripensamenti, tutta quella dimensione che poi diciamo noi riceviamo in genere come opera compiuta e quindi apprezziamo come qualche cosa di finito, ma che forse è interessante ogni tanto discutere insieme nel suo farsi, perché in tutte le scelte con cui un lavoro fotografico o quantomeno un lavoro artistico in generale si forma e giunge a un suo compimento, ci sono tanti momenti dove si racconta molto del senso del progetto, anche in quella fase intermedia, preliminare, dove i pezzi si vanno a unire fra di loro. E racconta anche della persona, forse verrà fuori qualcosa anche delle persone che sono dietro i lavori, per cui è un incontro che noi pensiamo soprattutto come un'occasione per conversare insieme, sia fra di noi ma anche con voi in sala, per cui mi auguro che nel corso del tempo che abbiamo a disposizione ci sarà modo anche di ascoltare le vostre impressioni, le vostre domande, le vostre riflessioni su quello che gli artisti qui presenti ci racconteranno. Luca Capuano presenterà, soprattutto viene qui per raccontare un progetto che ha fatto insieme a un'altra artista, Camilla Casadei Valdini, che non è potuta venire oggi pomeriggio, e mi auguro che Luca non ci farà sentire la sua mancanza. E il modo in cui vorremmo procedere è, intanto, una piccola premessa, diciamo, vediamo che cosa io riesco a dire in due parole di ognuno di loro, insomma, probabilmente dicendo cose che verranno poi disattese dal racconto che loro faranno delle proprie ricerche. Sono tre percorsi artistici, quelli di Fabio, Moira e Luca e Camilla, per certi aspetti molto diversi fra di loro, come potete vedere dalle immagini, dai temi, anche dalle forme che prendono i lavori, anche dal modus operandi. Però ci sono anche dei forti legami nel modo in cui loro si confrontano col fare arte e col fare ricerca. Sono tutte esperienze dove c'è una grande dimensione di, almeno a mia impressione, una grande dimensione di pensiero, di scavo, di ricerca, di come dire, indagine, di spesso e volentieri anche suggestioni molto forti che vengono da discorsi che esulano dalla fotografia in sé per sé. Però c'è, diciamo, sono degli artisti che a mio giudizio pensano molto a come arrivare al loro lavoro, e i loro lavori contengono molto pensiero, nel senso sono lavori che più li si guarda e più dipanandoli vengono fuori idee, immagini, implicazioni, storie, concetti.
E poi ci sono forse anche delle chissà, delle analogie, diciamo anche tematiche in una maniera indiretta. C'è un rapporto con la memoria che ritroviamo in un modo o nell'altro in tutti i lavori che loro hanno realizzato e che ci presenteranno, a volte declinata in una chiave eminentemente privata, a volte declinata come un patrimonio collettivo, come un sapere condiviso. Nei loro lavori vedremo affrontati temi che hanno a che fare con il patrimonio di cultura scientifica da una parte, il deposito della storia, il deposito delle vite vissute delle persone, e intrecciati fra di loro e a volte appunto che si incontrano in modalità inaspettate. Forse piuttosto che riassumere io i singoli lavori, in una prima parte dell'incontro si daranno il cambio nel raccontare brevemente i progetti che loro hanno deciso di portare oggi, proprio per raccontarne il processo che c'è dietro. Abbiamo deciso di procedere in modalità rigorosamente alfabetica, per cui cominciamo da Barile. Io sono sfortunato. Buonasera a tutti e grazie per essere venuti. E, ho fatto questa modifica a questa al nome della conferenza, perché il processo piuttosto che il progetto è una cosa che mi interessa molto oggi, però devo dire che faccio anche molta fatica a spiegare il lavoro che sto facendo, non riesco manco più a chiamarlo progetto, quindi ho sentito la necessità di partire un po' dall'inizio, perché quello di cui mi sono reso conto durante circa 12 anni di immagini che sono racchiuse, cercherò di essere molto veloce, quindi ma se mi prolungo interrompetemi pure anche con domande eccetera eccetera, e quindi ho sentito la necessità di partire un po' dall'inizio, perché in ogni passaggio che mi trovavo ad affrontare, per con un progetto nuovo, con qualcosa che mi interessava di nuovo, si veniva a creare sempre un legame con quello che c'era prima. E quindi parto da un'immagine che non mi ricordo se è 2007 o 2006, e mi interessava questa perché diciamo vengo dalla tradizione della fotografia di paesaggio italiana, i nuovi topografi americani, quindi una cosa che è molto legata poi al discorso della mostra di Gabriele Basilico, e per me questo linguaggio è come un qualcosa che ho cominciato a fare in maniera completamente inconscia, senza avere un background, era quella cosa che ti affascina e che cominci a fare, e quindi poi diventa il tuo linguaggio. E ho cominciato a fotografare in questo posto a Barletta, nella mia città natale, che è una spiaggia dove c'era prima, ora l'hanno tolta completamente, una strada che era stata completamente ingoiata dal mare, e quindi non ci andava nessuno, era completamente deserto, e per me era molto affascinante. Quindi ho cominciato ad andare lì con il tipico atteggiamento, diciamo, da fotografo di paesaggio o con ispirazioni guidi eccetera eccetera, che si vedono molto, e quindi fotografavo in maniera totalmente inconscia quello che era lì, e non avevo neanche un obiettivo, era puro piacere. E, però il posto, in un certo senso, a un certo punto mi ha suggerito il tema, perché ero lì e c'era questa strada che era stata completamente ingoiata, e quindi ho cominciato ad interessarmi al fenomeno dell'erosione, di come avviene eccetera eccetera, però ragionandoci sempre in questo modo qui, molto tipico della fotografia documentaristica o documentaria, non mi ricordo. Documentaria. E se non che a un certo punto, diciamo, questo racconto mi interessa perché trovo che poi le cose forse che sono più interessanti sono gli accidenti, le cose che succedono per caso e che ti aprono la strada a qualcos'altro, che può essere un'ora del giorno, come in questo caso, una commissione o non so cos'altro.
In questo caso era, avevo fatto tardi, era il crepuscolo, ho detto vabbè, faccio un'ultima foto prima di andare via, e ho fatto questa foto qua, non mi ricordo se è 2007 o 2008. E quando l'ho sviluppata ho trovato super affascinante questo, erano tipo 8-10 minuti di esposizione, questa cosa, in questa immagine in particolare, in cui non riuscivo più a vedere quasi la separazione fra cielo e terra. E quindi sono rimasto affascinato da questo orario, ho cominciato a cercare di fotografare in quell'ora, cosa che prima, invece le immagini di prima erano fatte a mezzogiorno, quindi col sole fortissimo, ed era legato a come fotografavo prima. E quindi ho cominciato a fare questa serie di fotografie in cui in un certo senso cominciavano a stratificarsi alcune cose che avevo trovato per caso, tipo l'erosione, tipo la notte, e a un certo punto, diciamo, ho un po' concettualizzato questo discorso, perché mi interessava fotografare a quell'ora, perché in un certo senso per me si accavallavano il giorno e la notte, terra e mare, e li fotografavo in un momento in cui cioè, con la lunga esposizione e con l'orario non potevi distinguere l'uno e l'altro, cioè qui non è né giorno né notte, e quindi ho cominciato a concettualizzare questa cosa qui fotografando solo a quell'ora, elementi ovviamente che sono stati ingoiati dal mare, e ho fatto questo per 3-4 anni. Facendo questo progetto, questo cioè, lo potrei definire progetto, e mi sono reso conto che lavorando su progetti a lungo termine mi ritrovavo sempre alla fine con poche immagini che soddisfavano quello che cercavo, perché nel frattempo ero cambiato, non avevo più quello che avevo prima, e quindi si era modificato, e quindi dicevo no, mi interessa questo, e quindi rimanevo sempre con 8, 9, 10 immagini. Poi a un certo punto, ci sono dei progetti che non ho inserito perché non hanno granché a che fare con questo, perché mi interessava questo discorso del paesaggio come filo conduttore che poi porta a qualcos'altro, ho cominciato a interessarmi alla scienza, mi interessava qualsiasi cosa, e la fotografia non mi sembrava più un linguaggio che mi soddisfacesse, non trovo più veramente soddisfazione nel fotografare, perché mi sembrava che tutto quello che potevo inventare, fare, dire rispetto a quello che fanno gli scienziati fosse delle stupidaggini assolute. E quindi ho avuto una specie di blocco in cui provavo a sperimentare con varie cose, registrare campi magnetici, eccetera, eccetera. E in questo caso il secondo, diciamo, incidente, sono stato invitato all'Aquila a fare questo lavoro dopo a 4 anni dal terremoto, e quindi dovevo fotografare per forza, e ho deciso di unire le due cose che avevo nel frattempo, si erano accumulate nella mia esperienza, che era la fotografia di paesaggio e la scienza, ovviamente quello che viene in automatico è la geologia. E quindi ho chiesto al professor Moretti di disegnare, o meglio descrivere con il suo linguaggio le fotografie che io facevo. E mi interessava questa cosa perché in un certo senso si veniva a manifestare qualcosa che non era quasi invisibile se non la si sapeva leggere, e quindi si creava questo doppio livello in cui veniva fuori un mondo che se non lo sai leggere non esiste, diciamo la nostra condizione temporale ci costringe a pensare in maniera abbastanza stretta, e quindi cioè sono poche immagini queste, ne ho messe solo 3. A un certo punto però questa passione per la geologia ho sentito che dovevo approfondirla, e quindi ho cominciato a studiare geologia da me, cercando di non avere un interlocutore da cui dipendere, e quindi ho studiato manuali di geografia, di geologia, libri di storia della terra, eccetera eccetera, e ho cominciato a fotografare in vari posti dove si vedevano fenomeni di modificazione del paesaggio,
ovviamente portandomi dietro, ho messo questa non a caso perché è tutta blu, quel linguaggio che avevo acquisito in precedenza, e dove qui aveva perso completamente senso, perché non c'era più la necessità di fotografare a quell'ora, semplicemente era qualcosa che mi si era attaccato addosso e che mi portavo dietro. In questo caso il concetto che mi interessa, che poi ho scoperto dopo, è questo concetto di exaptation, che è in genetica, in evoluzione, cioè qualcosa che si sviluppa per uno scopo e poi viene cooptata per qualcos'altro, tipo le piume degli uccelli. In realtà all'origine, cioè, si sono originate prima di tutto come termoregolazione, poi hanno permesso agli uccelli di volare. Quindi queste cose inconscia che poi tornano, cioè ho continuato a fare questo lavoro che alternava pura documentazione, e sentivo la necessità però di come i disegni in quegli altri che si sovrapponevano, creare un contraltare che permettesse una lettura diversa delle immagini, che sarebbero sembrate di paesaggio, di puro paesaggio o quasi. E quindi ho cominciato a fare questi esperimenti a casa o a studio, chiamiamolo come vogliamo, in cui rubando da manuali di geologia, video su YouTube e non so cos'altro, a descrivere, cioè in maniera anche abbastanza veramente da manuale per dummies, processi che avvenivano. Qui ritorna il blu in maniera proprio inconscia, blu, e questo è un altro esperimento. Poi mi interessava questa cosa di, avevo messo prima quella che era tutta gialla, perché ovviamente in quel momento sentivo abbastanza forte l'influenza che potevano avere un certo tipo di linguaggio molto legato a foam, quindi molto pop. Però a un certo punto poi ho abbandonato tutta questo filone, andando sempre più a pulire, a schematizzare. Quindi gli esperimenti sono quasi diventati tutti in bianco e nero. Ho utilizzato o materiali totalmente comuni che sono a casa, o materiali fotografici, cioè cercavo di utilizzare quello che avevo, perché mi interessava dal punto di vista proprio concettuale, cioè riuscire a fare con quello che si ha e non andare a cercare, che ne so, il laboratorio in Michigan o che ne so, ma poterlo fare a casa con materiali comuni, che può essere pure una cosa molto ottocentesca. E quindi ho continuato per 4 anni a fare questo lavoro, poi non mi ricordo più. Ah, ecco. A un certo punto poi mi è stato chiesto di partecipare a questa mostra che c'è stata alla Società Geografica, e il tema era la mappa. E in quel caso stavo leggendo questo libro, non mi ricordo come si chiama, ce l'avevo segnato, che sia Percezioni, che è di un neuroscienziato, in cui praticamente spiega come l'essere umano costruisce il suo pensiero e come il cervello si struttura. E quindi c'era questa cosa delle mappe mentali, e ho deciso di allargare. Chi è Siri? Se vuole fare una domanda, Siri. È molto in tono quando lui sta andando con le tue fotografie, che parli Siri all'improvviso. E in questo caso ho deciso, poi per quello che può significare ho scelto di costruire una specie di mappa mentale, perché in questo libro si parlava molto di come poi le idee sono legate ad altre idee ed è difficile per ognuno di noi spostarsi, e quindi ho cercato era una specie di esplorazione da vari punti di vista, cioè dal punto di vista territoriale, quindi continuando a fotografare paesaggi, dal punto di vista personale, in questo caso in cui per la prima volta ci sono io, c'è mia moglie,
anche cose legate alla nostra vita personale. E quindi mi interessava però mostrare questa cosa proprio dal punto di vista del processo, cioè come questa mappa si allarga, dove si espande, quali sono le ossessioni più frequenti, eccetera, eccetera. E quindi questa era l'installazione, poi ho scelto di fare una specie di provinone a contatto, in cui sono tutte lastre a contatto, in cui all'interno si possono creare delle relazioni, se uno vuole, ma non è detto che ci siano. E quindi in questo caso le transizioni fra un lavoro e l'altro sono forse la parte più interessante, perché in questo caso questa metodologia mi ha aperto ad un nuovo modo di pensare quello che facevo, cioè più dal punto di vista appunto del processo, ecco perché con la cancellazione iniziale, meno dal punto di vista del progetto. Continuando su quell'idea lì, in un certo senso si accumulavano, perché lavorando sulla geologia e studiando quindi la storia della Terra, ti rendi conto che in realtà non puoi studiare la storia della Terra se non studi la storia della vita, eccetera, eccetera. Quindi ho avuto la necessità scusate, è una cosa ho avuto la necessità di allargare fondamentalmente il concetto di interrelazione che ci può essere all'interno del paesaggio, di vari periodi storici, di vari eventi che si sovrappongono e si stratificano sul paesaggio, ma come tutte le cose si connettono. Quindi ho cominciato a pensare all'interconnettività e alla complessità, che era la cosa che mi interessava. Qui una citazione da questo libro che cos'è la vita, che ha scritto nel 54, credo, Schrödinger, che è uno dei padri della meccanica quantistica in realtà, e dove scrive: noi percepiamo chiaramente che soltanto ora incominciamo a raccogliere materiale attendibile per saldare insieme in un unico complesso la somma di tutte le nostre conoscenze, ma dall'altro lato è diventato quasi impossibile per una sola mente di dominare più di un piccolo settore specializzato di tutto ciò. Io non vedo altra uscita da questo dilemma, a meno di non rinunciare per sempre al nostro scopo, all'infuori di quella che qualcuno di noi si avventuri a tentare una sintesi di fatti e teorie, pur con una conoscenza di seconda mano e incompleta di alcune di esse, e correre il rischio di farsi ridere dietro. E questa frase, cioè, mi ha anche l'umiltà di una persona che decide di mettersi in discussione e ragione su qualcosa a lui completamente oscuro, come poteva essere l'origine della vita, eccetera, eccetera. Però in quegli anni si cominciava a sovrapporre varie discipline e cercare di capire appunto le connessioni. Questo è un altro libro che mi ha aperto un mondo di connessioni, appunto, perché prima di leggere questo libro cercavo in un certo senso di creare quasi una specie di catalogo analitico di tutto quello che poteva essere in connessione, tipo, quindi farlo in maniera logica: questo viene prima di questo, poi c'è questo, qui sopra c'è quest'altra cosa. Però poi mi sono reso conto che ovviamente era una cosa impossibile da fare, e questo libro mi ha suggerito che in realtà ci poteva essere un'altra via, che non è quella analitica di classificazione, eccetera, eccetera, ma è una via che è spirituale. Ma non voglio fare quello degli anni 70, a parte molto più giovane. No, però mi ha aperto, diciamo, il mondo dell'esperienza personale come via per questa immagine, appunto, cioè, diciamo, l'ho fatta rientrare nel lavoro nuovo, però è stata fatta nell'altro, e in questo caso tutte le immagini che realizzo è come se fossero delle specie di metafore, ognuna in vari ambiti, in cose diverse. Qui per esempio mi interessava come in un bosco rami, foglie si auto-organizzino, e come quella complessità che emerge
dal complesso è autoregolata, non c'è qualcuno dall'esterno che la regola, e anche dal punto di vista temporale, come noi viviamo i fenomeni. Allora, questo è complicato da descrivere, però diciamo questa è l'immagine successiva, è un po' racchiudono il pensiero globale che sta dietro a questo lavoro, a questa serie di lavori che non so ancora come definire. Questo è uno strano attrattore di Lorentz, cioè in matematica praticamente all'interno di un sistema esistono gli attrattori comuni, dove praticamente il sistema devia dalla normalità e poi ritorna sempre allo stesso punto, quindi una spirale o un cerchio che ritorna lì, ritorna sempre allo stesso punto, quindi tutte le alterazioni sono viste come delle anomalie alla normalità. Studiando la complessità, o meglio, Lorentz studiando la meteorologia, venendo fuori con il discorso dell'effetto farfalle, eccetera, eccetera, si è reso conto che in questi tipi di sistemi complessi, non esiste una normalità. O meglio, la normalità è tutto, tutte le varianti. In questo caso sempre la nuvola, c'è questa similitudine che si fa, che si dice i sistemi complessi non si possono smontare come un orologio e poi capire e poi rimontare. Una nuvola non la puoi smontare e rimontare per comprenderla, la devi comprendere in tutte le sue parti così com'è. E in un certo senso vedo quello che sto facendo come qualcosa del genere, cioè delle singole parti che assieme si aiutano. Ora non sto a descrivere tutte le immagini, sennò comincio a tagliare, però sono tutte immagini che mi aprono al pensare alle cose in maniera diversa e non lineare. Però la cosa più importante è, tornando indietro dall'inizio, è vedere il progredire non significa progresso necessariamente, ma l'avanzare dell'esperienza non come una linea retta che semplicemente va avanti, ma come un cespuglio che si allarga, che diventa sempre più complesso. E in un certo senso una delle cose che mi interessa di più in quello che sto facendo è l'esatto opposto di quello che si può dire comunemente come less is more, oppure bisogna puntare alla semplicità. E non so perché a me mi interessa esattamente l'opposto, cioè come le cose si strutturano in maniera complessa e non come si fa a semplificare, perché la semplificazione è una cosa intrinseca di come pensa l'essere umano, perché altrimenti non potrebbe percepire il mondo, e per me quella è un po' una deviazione di un tipo di pensiero molto antropocentrico. Cioè a me mi interessa più come la natura di per sé quasi si manifesta e parla, e quindi ci sono tutte queste metafore. Ma se posso farti una domanda, che diciamo che hai fatto una parabola molto densa e dove hai raccontato proprio delle trasformazioni del tuo percorso fotografico, del tuo percorso di ricerca come artista, e quindi prima di continuare questo giro con Luca a guardare il suo lavoro, volevo chiederti una cosa rispetto al fatto che tu hai cominciato cercando di abbracciare il paesaggio e cercare di trovare delle risposte lì, diciamo dei movimenti invisibili che però sono fondamentali, e poi piano piano è come se tu fossi andato a cercarlo sempre nel più piccolo, e spostandolo poi dalla scienza pure, andando in una dimensione come dire anche personale, che stai sì, forse ancora cercando di strutturare, sì, da un sì, punto totalmente di vista, cioè questa specie di appunto cercare sempre un motore che c'è invisibile in sostanza delle cose. E però mi chiedo appunto in questo tuo questa rarefazione poi delle tue immagini, no, che continuano a mostrare in maniera esatta e con grande precisione e intensità le cose, ma le cose che mostrano sono sempre più piccole, sempre più impalpabili, no?
E quindi è come se, cioè, ti chiedi mai se ti, questo allontanarti dal paesaggio come inizio, no? Mm-hmm. Cioè, ti pensi che potrai tornarci in qualche modo, a qualche cosa da cui ti sei allontanato? Sì, anche perché lo ora magari non c'è tantissimo, però mi ci sono allontanato, o meglio, ci ho messo tantissime altre cose accanto, più che, cioè, penso di non averlo mai abbandonato. E però questa cosa della rarefazione che dici è anche interessante, perché è come se fosse una specie di frammentazione totale quello di cui parli, e questi sono due aspetti proprio di un certo tipo di pensiero, che è quello riduzionista e quello che cerca la complessità. E il pensiero riduzionista cerca di andare nello specifico, sempre più nello specifico, come diceva Schrödinger, andare ad analizzare delle fettine così sottili di realtà e comprenderle totalmente. E poi alla fine, nonostante vado contro questo tipo di pensiero, però poi lo applico, perché creo semplicemente delle fettine che metto accanto, una accanto all'altra, per ricostruire un'immagine. Quindi quella frammentazione mi serve come se fosse un ventaglio. Sì. Dove ogni... Perché la cosa che dicevo all'inizio, no, mi è tornata proprio davanti adesso, ascoltandoti e riguardando le immagini insieme a te, cioè di delle analogie, come dire, di delle risonanze che ci sono fra i vostri lavori, che sono al di là di quello che è il contenuto manifesto, l'idea. Mm-hmm. Perché, per esempio, a mio giudizio il lavoro di cui ci parlerà adesso Luca, che ha portato, che si chiama Un'altra storia, che è un lavoro il cui tema, diciamo, si può riassumere su un'interrogazione di quello che è il deposito, diciamo, della storia del colonialismo italiano nei territori che l'hanno visto, come dire, far cominciare, e poi nei territori che sono stati, come dire, segnati da questa impresa, da questo progetto, che appunto, con tutto quello che è il discorso della ferita, della cancellazione, della violenza e di tutto quello che sono stati gli strumenti per portare avanti quel progetto, ed è un lavoro che ha una risonanza molto forte con la frammentazione, diciamo, rispetto a te, perché appunto ora Luca ve lo racconterà bene, però quello che mi ha colpito è proprio che avete lo diciamo prima, c'è questa somiglianza del cercare di contenere una dispersione o la dimensione enorme di un fenomeno con l'affrontare gli infiniti frammenti di cui è composto, e con uno sguardo che, per quanto è, diciamo, apparentemente diverso, avete in comune, come di ricerca, di raccolta prove, reperti, di guardare le cose rappresentate e fotografate come se fossero, appunto, cioè qualche cosa di forensico, non so come dire. Testimonianze. E, c'è un senso di aria rarefatta, appunto, sia nelle tue immagini siderali, sia in molte delle immagini del lavoro di Luca. Per cui non so se possiamo provare questo, sì, certo, passaggio, diciamo, dalle stelle a... Intervengo. Secondo me una cosa che è un punto anche in comune, diciamo, è da dove sei partito, no? Parlando anche di fotografia documentaria. Credo che entrambi, poi dopo conoscerete il mio lavoro, pensiamo che ci sono vari protagonisti nella costruzione di un'immagine, no? Lo spazio espositivo, quindi contesto, enunciazione, può essere l'inconscio di macchina, l'autore stesso, no? Però entrambi abbiamo bisogno anche di tirare fuori significati dall'immagine attraverso non so come dire, delle organizzazioni, delle macchine attivatrici, no? di significato. Sì. Nel senso che nelle immagini ci sono tantissimi significati sparsi, il problema è che rimangono anche lì, sottesi, no? Tante volte, e vanno tirati fuori. Io credo che fa barire proprio attraverso questi meccanismi che io chiamo normalmente dispositivi, no? Mi sembra un termine, riesca a far emergere
tante cose del paesaggio che sono già dentro quelle immagini, però sono nascoste, sono lì, non vengono mai fuori, no? E trovo molto interessante questo spazio scenico che hai trovato, no? Di fiction, sì. Perché poi alla fine è quello che realmente definiscono, io credo, il paesaggio. Questo spazio scenico. Esatto, di cui no, che rientra una tradizione dello still life, no? della finzione, ma vanno a definire anche quello che è il paesaggio, no? E tirano fuori cose che ci sono già scritte nelle immagini. Sì, sì, anche sono totalmente d'accordo, cioè sono alla fine tutte, che sia il paesaggio stesso, che sia uno strumento che costruisco, che sia un qualcosa che trovo, sono sempre dei dispositivi per far esplodere qualcosa che poi va a incontrarsi con un'altra, cioè almeno nel mio caso, però immagino, certo, anche nel tuo, secondo me è proprio una metodologia, cioè vanno a incontrarsi e generano, certo, qualcos'altro, quindi quella secondo me è la cosa interessante. Sì, credo l'interazione. Non sia un atto di non fiducia verso l'immagine fotografica, no. Semplicemente una possibilità per fargli dire altre cose, no? Poi, insomma, non è inedita come operazione, no? Sì, quindi sì. Penso che in questo... Totalmente d'accordo. Vuoi... No, se volevi... avevamo cercato di costruire questo pomeriggio anche rendendolo poi, un tavolo, cioè, di discussione. Volendo, appunto, si potrebbe pure allargare al fatto che comunque poi c'è anche il modo in cui la storia passa fra il tuo lavoro e come è presente invece nei lavori di Moira, perché appunto i due lavori che tu hai scelto di presentare oggi sono due lavori che partono da degli episodi storici e mi fanno pensare al dispositivo, perché sono due dispositivi poi i lavori che tu presenti, perché poi non sono sono dei lavori dove c'è, in uno c'è un po' di fotografia, in un altro invece è proprio un'installazione, però l'immagine è carica di ricordo, di memoria, di passato, cioè il discorso del deposito di storia è comunque estremamente presente. Per cui potremmo continuare con una breve esplorazione di un'altra storia, il tuo lavoro, e vediamo, certo, dove ci porta. Sì, come possiamo... Vieni, ci scambiamo di posto qui. Così non dobbiamo spostare il computer. Ah, ok. Allora, siete d'accordo di farvi vedere un po' di immagini e poi magari ci soffermiamo? No. Dietro. È aperto dietro. Ah, ok. Ok, vado direttamente a un insieme di immagini e poi mi soffermerei su queste. Allora, faccio una piccolissima premessa. Questo lavoro è nato con un'altra persona, Camilla Casadei Maldini, ed è un lavoro che cerca di riflettere o si interroga su tutta quel periodo storico imperialista, no? del nostro paese. E non è un lavoro che si è svolto anche nelle terre occupate, no? Dal colonialismo. Ma non è un lavoro su quelle terre, è un lavoro principalmente sulla rimozione, quindi questa amnesia collettiva, no? Che inizialmente era anche in un certo qual modo una strategia politica, no? Di deresponsabilizzazione della nostra presenza, no? In Africa orientale, come nel Dodecaneso e in altri posti, e poi è diventata un'amnesia collettiva vera e propria. Perché riflettere su queste cose? Perché io penso che questa amnesia si sia anche trasformata in una forma di isteria, no? Freud ci diceva che l'amnesia o la rimozione in un qualche modo fa sì che la persona non conosca ciò che non vuole conoscere della realtà. E questo ci porta anche la rimozione. Non è vicino, non è parente dell'analisi, no? Ci porta anche a perdere gli strumenti per poter capire il presente,
sia il passato ma anche il presente. E questo è anche un'attualizzazione, no? Certi nostri atteggiamenti, certe nostre delle istituzioni, della collettività, sono anche causa di questa nostra non capacità, io credo, di fare i conti con quel periodo, con quel momento storico. E soprattutto, e quello giustifica anche poi delle scelte o dei luoghi d'azione anche, no? Di prelevamento che io e Camilla abbiamo utilizzato, questa rimozione porta anche a diciamo delle presenze, no? Degli spettri, dei fantasmi che sono rimasti non là, ma qua, nella nostra terra. Possiamo pensare ai musei, alle collezioni, a oggetti culturali, no? Piazze, obelischi e tutti questi oggetti culturali, no? Questi manufatti culturali che sono presenti nelle nostre piazze, sono presenti ovunque, no? Che ancora al loro interno mantengono quelle categorie di pensiero. Se noi andiamo in un museo di zoologia, noi andiamo in un museo di etnografia, sono rimaste quelle strutture di pensiero, quei residui, no? E questi residui però, esistendo ancora, no? Adesso io li chiamo anche un po' fantasmi, anche chiedendo aiuto a dei pensatori che hanno usato, secondo me, questo termine, continuano a comunicare, no? Con i nostri figli o con noi stessi, eccetera, eccetera. E quindi quell'uomo che va a quella studio di pensiero è ancora lì. Quindi secondo me è importante indagare questo e sarebbe importante anche che le istituzioni risemantizzassero, no? questi luoghi, queste messe in scena, no? Possiamo ancora trovare dei calchi di tribù africane, di uomini africani fatti da cipriani, no? All'inizio del Novecento, nei nostri musei dell'università o nei nostri musei, ma non rieditati, quindi no? Non risignificati, no? Non spiegati, non con atteggiamento critico, ma lì, con lo stesso identico pensiero. Ecco, allora, questo per dirvi che diciamo la nostra interrogazione, più che analisi, no? È andata sì verso i luoghi che sono stati occupati, quindi qui vedete immagini di Eritrea, Etiopia, probabilmente anche Albania, eccetera, eccetera, ma anche nell'Italia stessa, anzi forse sono quelle che è l'indagine che più mi interessa, che avrà poi anche un po' di sviluppi. Possono essere musei che raccontano, anzi faccio una premessa, quello che mi sono trovato davanti con Camilla non è tanto la storia, ma sono delle narrazioni della storia. Noi ci troviamo davanti a una grande recita, abbiamo tanti tipi di narrazione, tanti tipi di memoria. Diciamo l'italiano, diciamo il periodo fascista, ma anche prima, perché l'imperialismo nasce molto prima, decide prima di occupare, decide anche di immaginare un altro da sé, di definire se stesso attraverso l'altro, no? Parliamo di alterità, no? E se lo inventa quell'altro, se lo inventa per definire anche se stesso. E questo altro è lì, è presente. Adesso mi sono un po' perso. Torno alle immagini e mi riaggancio a... Allora, ad esempio, diciamo, questi sono stati i primi lavori, diciamo, sono ritrovamenti casuali, quindi cartine ripiegate in dei libri originali, in questo caso Touring Club del, mi sembra, 38, ci è stata offerta la possibilità di vedere qua, in questo libro, in queste immagini, una rappresentazione, no? Quasi fisica, materica di questa idea di rimosso, questa idea di cancellazione, no? Quindi ci sono, appaiono, appaia l'occupazione, no? La cartina geografica, la prima forma di cannibalizzazione, di occupazione, no? Di un territorio, ma non è esplicita, come non è esplicita la narrazione che viene fatta sia per costruire l'altro, sia dopo, quindi negli anni 50, per costruire diciamo la nostra storia lì, no? È
realtà completamente sotterrata. Quindi diciamo hanno sia questi lavori qua, poi vi ho messo anche diciamo la trasposizione anche sotto forma diciamo più di opera, perché poi vi renderete conto è importante, sia anche questi qua, no? Sono diciamo delle rappresentazioni, ma possiamo dire anche dispositivi, no? Dispositivi che cercano di indagare proprio questa rimozione, come dice Giulia Greco, antropologa qua di Roma, repressione, no? Della nostra storia. Quindi abbiamo utilizzato in questo caso dei retini, quindi abbiamo negato in un qualche modo l'immagine, quindi sono retini applicati, l'immagine che c'è sotto, che in questo caso sono tre interni di un cinema, di una biblioteca di Asmara, con anche un inganno, perché questi tre interni sembrano nostri tre interni italiani, no? Perché è anche questo il discorso, noi non sappiamo cosa possiamo trovare in una città africana di occupazione italiana, troviamo esattamente i nostri quartieri, i nostri Garbatella, i nostri quelli monumentali, no? Identici, con la stessa architettura, con la stessa, spesso anche con fusioni, no? Proprio un sincretismo culturale, no? Quindi possiamo trovare lo stesso modo di fare colazione, lo stesso modo di mangiare, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche quella, anche in questo caso sono dei sono altre forme di negazione con dei vetri opachi che ti spingono a guardare quello che c'è sotto, di esplorarlo, no? Quindi in un qualche modo tentano anche di simulare il movimento, no? della riscoperta dello strumento, no? Per poter guardare un pochino indietro. Se posso chiederti una cosa, certo. Nel mentre ho come l'impressione che, cioè, la funzione che ha questo coprire l'immagine, no? E quel tipo di immagini, quella somiglianza, sembra l'Italia, no? È come se... Torno indietro. Cioè, mi incuriosisce se non è anche... Perché i lavori che hanno affrontato quei luoghi, magari anche, diciamo, un approccio semplicemente documentario, che non è chiaramente quello che stiamo vedendo qui adesso, spesso viene usato come punto di forza, no? Per creare una narrazione per immagini efficace, certo. Quello di far vedere le somiglianze paradossali. E invece, per esempio, alcune immagini che sono proprio le icone del rivisitare il colonialismo, come il famoso benzinaio futurista, certo. Quello con le grandi ali, no? Tu certo. Invece hai deciso di come dire, depotenziare quegli aspetti da un punto di vista estetico, come se fossero un elemento quasi di disturbo, perché fin troppo carichi di loro, non so, ma mi incuriosisce questa cosa. Non tanto, io credo, non è tanto un'operazione di riduzione, è che io stavo cercando altre cose dentro a quell'immagine, nel senso che, anche per farvi una premessa, questo lavoro è nato, anzi ha avuto diciamo varie committenze, tra cui una committenza dove io sono stato chiamato proprio insieme a Camilla a documentare questi territori con degli urbanisti, degli antropologi, però con un sguardo comunque documentario. Però pensando veramente al seme della questione, non mi è bastato, e lì mi rifaccio anche il discorso che facevamo prima con Fabio, non è bastato quello che veniva fuori, perché illustrava sì il sintomo di com'è adesso, no? Quindi ci sono tante possibilità di letture di come, no? nel riportare in immagine quello che adesso è l'Africa, ma non mi bastava per portare attenzione su altre strade, no? Quali sono queste strade? Mi ripeto, tutte queste narrazioni, tutte queste memorie che si dividono. Faccio un po' un salto, scusate per gli occhi perché è un po' indietro, a questo lavoro qua, che secondo me adesso è molto piccolino, non so se si riesce a vedere. In questo pannello che è formato in questa mostra qui da una ventina di immagini, ci sono proprio tutte queste stratificazioni. Quello apre un po' anche a questa di farvi capire
cosa è stato documentato. Qua ci sono musei in Italia che raccontano la nostra storia da quel punto di vista di allora, no? Perché sono musei che sono rimasti identici. Ci sono musei etiopi, eritrei o albanesi che raccontano la nostra storia dal loro punto di vista. E quindi sono musei o collezioni che stanno studiando noi, no? O che stanno rappresentando noi. Oppure che riflettono sulle nostre recite di quel periodo, no? Perché la questione è molto complessa, sono tanti piani che si intervallano, che si scontrano o dialogano tra loro. C'è la fotografia documentaria, quindi c'è quello che è il congelamento di come è adesso, no? Questo pannello vuole proprio questo, vuole così in una ottica un po' warburgiana, no? Del mettere insieme le immagini e di trasformarle in dialogiche, no? In un dialogo, cosa succede in questo tipo, e un po' secondo me in tutto il lavoro, anche se sono tutte unità separate, le immagini, quindi i singoli significati, si organizzano, riorganizzano, si ribaltano, si comunicano tra loro, creando un sistema più aperto, dove magari io credo è il lettore, no? che definisce e non io come autore, no? Che dico delle cose, no? Semplicemente sono delle interrogazioni singole poi messe in un sistema più aperto su tanti oggetti culturali, sistemi di rappresentazione, eccetera eccetera. Quindi poi, questo è un po' il... Poi c'è il discorso che il lavoro, come starete intuendo, è un lavoro di fatto, diciamo, di oggetti di natura molto diversa, nel senso abbiamo fotografie, ci sono originali di vario tipo, insomma, come l'esempio della cartina. Sì. Quindi mi chiedevo, intanto, volendo riassumere, quali sono tutte le tipologie di oggetti che compongono questo progetto e come sei arrivato questo accumularsi di tipi diversi di materiali, come si è svolto nel tempo? Ma guarda, semplicemente noi abbiamo, il processo è di lavorare su singoli oggetti o su singole interrogazioni, no? di oggetti, e poi magari nella fase di allestimento riuscire a mettere tutto insieme, appunto per creare quel colloquio, no? Quel dialogo, tra loro, anche perché cercando di scavare, no? su certe questioni o di fare più domande, c'è stato anche il bisogno di moltiplicare le lingue, perché magari ogni linguaggio, ogni operazione, come vogliamo, è anche più utile, più necessaria a quel tipo di... Te lo chiedevo anche perché prima, quando stavamo chiacchierando, prima di cominciare l'incontro, hai accennato ad alcune mostre nel corso della storia di questo lavoro che sono state anche, che tu hai definito solo fotografiche, no? Sì. Quindi mi chiedo se quello era uno stadio evolutivo precedente, oppure se sono diversi modi in cui si ricompone a seconda del... Diciamo che si può ricomporre in maniera diversa. Questo è, diciamo, lo stadio in cui sia io e Camilla crediamo di più. Però può essere messa a disposizione, abbiamo fatto con la Royal Academy of Fine Art un piccolo libro dove c'era molto testo e serviva un contributo visivo molto più di evidenza, no? Per dialogare con il testo di ricerca, no? E quindi ha preso altre direzioni. Ad esempio in questo caso è nata questa esigenza di lavorare proprio sull'oggetto coloniale, anche originale, no? Alla fine sarà per questioni di seduzione o sarà per questioni di studio, difficile capirlo, abbiamo accumulato, no? Libri, cartine, tutta una serie di reperti, e la nostra esigenza anche di lavorarci sopra in un qualche modo, no? Lavorarci sopra cosa ha significato per noi? Intanto sicuramente in un certo qual modo andare contro anche al valore collezionistico dell'oggetto in sé,
sono tutti oggetti che hanno un loro valore e anche una seduzione collezionistica. E tutti noi abbiamo una seduzione, no? Una fascinazione verso il mondo coloniale, il casco, le divise, no? E secondo me ci poteva essere interessante, no? un segno, no? che distruggesse anche questo valore collezionistico e nello stesso tempo che ne creasse un altro, quindi una specie di trasferimento. Poi tutto ciò che trovi, una cartina, dice delle cose, no? Racconta delle storie. E ad esempio in questo caso o in questi casi abbiamo utilizzato come forme di, così, di segnatura, no? Un'iconizzazione di che cosa? Delle statue in oggetti di cultura materiale, collettiva, manufatti culturali che si trovano ad esempio a Addis Abeba. Sono tutte, diciamo, quasi tutti i monumenti di Addis Abeba parlano di noi, che noi siamo stati il loro più grande problema, no? Se non i 20 anni successivi di un'altra dittatura. E quindi ci raccontano sempre, sono tutti monumenti che sì, che parlano di noi, ecco, diciamo così. E ogni monumento ha una sua storia. E quindi ci interessava portare questa storia. Ad esempio, questa, adesso qui vi faccio vedere questa immagine invece, diciamo, diversa di questa scala. Questa scala fu inaugurata nel 1935 dal viceré Graziani, no? Avete sentito di questo monumento che hanno fatto vicino a Roma, a questo Graziani. Sono 13 scalini e rappresentano 22 e 35, rappresentano i primi 13 anni della dittatura. Cos'è successo nel 1941 quando sono arrivati gli inglesi? Gli etiopi in una commemorazione hanno messo il loro simbolo, lo vedete là in alto, questo leone, no? E quindi hanno costruito un doppio monumento. Quindi, diciamo, ogni segno che abbiamo aggiunto ha un suo racconto, no? Un racconto che secondo me è anche importante da riattivare, no? In più questa scala è esattamente davanti all'archivio, la biblioteca, dove sono depositati migliaia e migliaia di libri italiani, che è questo qui, migliaia di libri italiani scritti in italiano dagli italiani, quindi che raccontano l'altro africano, no? Dal nostro punto di vista, raccontano le battaglie, la storia dal nostro punto di vista. E sono diventati, questa un'immagine poi diciamo finita in cornice, diciamo adesso studiano noi o come noi parlavamo e raccontavamo loro, no? Quindi diventava secondo me interessante questo ribaltamento. Questo archivio, avete visto l'archivio, qui vedete i libri stessi, no? Che vengono dati agli studiosi, è diventato un pannello fatto da 12 immagini, più o meno uno a uno, e quindi insomma gli abbiamo dato molta importanza. C'è quella mano a un certo punto che è la mano dello studioso ed è semplicemente costruita, diciamo, per un ribaltamento, no? Sono i nostri libri, ma in questo momento vengono studiati dagli studiosi e stanno studiando noi, no? Quindi questo era il motivo di... Ne ho fatte vedere 3 o 4. Poi volevo chiederti, perché parlando prima di questo incontro tu mi dicevi che comunque per te è un lavoro ancora in progress. Guardandolo io, a me sembra un lavoro praticamente completo, nel senso è molto ricco, è molto strutturato, ha, come dire, delle linee su cui si muove che sento molto forti, per cui guardandolo mi chiedevo, ma chissà se è in progress per esigenze proprio del progetto, oppure forse è vostra l'esigenza di continuare a scavare? No, sì, certo. E forse è un'esigenza che potrebbe non esaurirsi mai? No, ma è talmente grande il materiale, no? da prendere, osservare, no? Mettere sotto ingrandimento, magari
risemantizzare, eccetera, eccetera, che potrebbe durare. Nello stesso tempo stanno succedendo anche delle cose, no? Pratiche di enti, istituti, piuttosto che centri di ricerca, che e questa è un'esigenza interessante, che hanno bisogno anche di una visione diversa per, ad esempio, il Museo Pigorini qua a Roma, penso che il prossimo lavoro andrà in quella direzione. Quindi c'è questa esigenza di, ad esempio, il Museo Pigorini ha tutto l'archivio coloniale del Museo dell'Africa, no? Che è lì fermo da 40 anni, diciamo, nascosto, anche perché è molto difficile riportarlo su nella maniera in cui era esposto. Hai un calco, lo rimetti nello stesso modo in cui, no, si continua a perpetuare questo, tornano a venire fuori queste categorie, no, hanno bisogno di delle visioni diverse. Quindi, diciamo, questo lavoro entrerà in quell'archivio prossimamente e verrà fuori altro materiale che verrà associato a questo materiale qua. In quel senso è provvisorio, no? Perché ci sono altre strade, altre possibilità per arricchirlo, tutto lì. Che poi, ascoltandoti, mi colpisce molto il fatto che, per me, diciamo, dicendolo nel modo più semplice possibile, è come se l'approccio fosse a metà strada fra un'archeologia e un'indagine, no? Ci sono queste caratteristiche, diciamo, di entrambe le cose, questo scavare, ordinare, catalogare qualche cosa, appunto, dal frammento minuto, no? E quindi c'è un approccio nei confronti della storia che è, come dire, per cercare di osservarla, come dire, dall'oggi, guardando indietro per vedere le persistenze, le permanenze, le trasformazioni, le alterazioni. E mi colpisce molto perché, come accennavo prima, anche i lavori che tu hai portato, che Moira ha portato, sono intrisi di storia in modo diverso, però, insomma, l'installazione che ora ci racconterai tu, che hai fatto a Gibellina, rispetto al terremoto e a quello che ha comportato, come, diciamo, stroncare un movimento, diciamo, di società per, appunto, per contro la mafia, lo sfruttamento, il terremoto come immagine che blocca tutto questo, no? Come tu ci hai lavorato, o anche quello che hai fatto a Siracusa, diciamo, legando storie più o meno recenti, più o meno antiche, dai migranti di oggi al Nord Africa di anni fa. Però la differenza che mi colpisce molto, appunto, è che tu, Luca, è come se rimanessi in una dimensione, appunto, di studio o quantomeno di tentativo di sistematizzare o di interrogare i reperti per vedere che deposito di storia possono rivelare, laddove è come se l'impressione che ho di Moira che ci fosse il tentativo quasi di risimulare l'essere calati dentro l'evento storico a livello proprio personale, privato, no? Come di restituire quella sensazione della storia che ti cade addosso, praticamente, con tutta poi, appunto, la forza dell'immagine, ma poi l'impossibilità di abbracciare quello che è successo. E fa piacere che annuisci, perché è una cosa che mi è venuta in mente mentre parlava Luca adesso, però, appunto, questa cosa di lavorare sulla storia come l'esperienza soggettiva del subirla o del viverla, insomma. Buonasera a tutti. Sì, io ho portato due progetti già finiti, non in progress, però volevo parlare, infatti, del processo che ho avuto. Che nel primo caso, allora, sono tutte, io ho portato tre lavori, uno è proprio un work in progress adesso, però non so se ce la facciamo a parlarne, perché parlo un po', poi ho bevuto una Red Bull e parlo un po' troppo, forse no, non so. E il primo, sono tutte, allora, i primi due sono delle committenze, anche il terzo, però quelle finite sono tutte e due in Sicilia,
E come dice appunto lui, a me la storia mi è capitata perché è una committenza, mi hanno chiesto di lavorare su... No, nel primo caso... No. Allora, nel primo caso è successo questo. Io racconto la mia esperienza. Allora, ero stata invitata a fare un'opera pubblica, un monumento a Siracusa, perché Siracusa aveva vinto un bando europeo per fare un parco delle sculture in una zona che andava riqualificata, che è una zona molto ghetto, tipo Scampia, dove ci sono dei palazzi abusivi sicuramente, le scuole con le sbarre, ogni classe con le sbarre, e poi davanti c'è un mare stupendo con i barconi che arrivavano degli immigrati. E a me mi chiedono di fare questa cosa a Siracusa, io manco sapevo dove era Siracusa. Sapevo che era in Sicilia, però non sapevo dove era disposta. E accetto solamente per i soldi, perché c'erano 25.000 euro. So che non si dice i soldi, i quanti, il prezzo e tutto, però io proprio, poi non sapendo, poi sono un po' una che è un po' ignorante. E non sapevo che, cioè, un monumento, insomma, una bella responsabilità. E mi hanno chiamato i primi settembre, dovevo togliere il lenzuolo con il lavoro fatto il 15 novembre. E per me, sì, vai, firmo il contratto e niente. E mi viene in mente, ora vi faccio vedere qualche immagine. Scusate, sarà questo? Sì. Lancialo. Ah, questo è del 2015, eh? È stato commissionato nel 2015 di settembre. Il titolo è Rebuilding the Future, è il titolo di tutto il progetto. Eravamo 10 artisti, quasi tutti scultori, tranne io, che poi scopro che uno si è ritirato alla fine e mi hanno chiamato per tappare il buco. Ovviamente l'ho saputo dopo. E niente, e avevo in mente, sono andata a fare il sopralluogo e vedevo questi palazzi di qua, il mare di là con gli immigrati che arrivano, ho detto devo fare un lavoro che venga capito anche dalle persone che stanno qui, è un'opera pubblica, insomma, pensa ripensa, però avevo proprio 5 giorni per ripensare. E mi viene in mente di fare questo è il posto, praticamente tutto sulla costa di qua, da quella strada lì era. A me mi viene in mente, siccome ci sono questi due, quei due scoglietti là che si chiamano i due fratelli, perché c'è la leggenda che quei due scoglietti, uno più piccolo e uno più grande, sono nati dopo la morte, l'affogamento di due fratelli, uno che salvava l'altro. Allora, siccome è una cosa che non c'è scritto su Google Maps, che due fratelli, però nessuno sa, volevo che quelli diventassero un monumento. E avevo in mente di fare gli specchio store di Archimede, uno specchio store in questa maniera, che illuminasse una volta al giorno, che tanto il sole lì non manca, una volta al giorno, in un orario che cambia sempre in tutto l'anno, questi due scoglietti. Solo che io sono andata poi a cercare in tutte le fonderie e tutti mi dicevano: ma te sei matta, chi te lo fa un mese uno specchio in questa maniera? Ma poi ti ci vuole un ingegnere per fare. Io, oddio, come faccio? Ho firmato, sono disperata. E niente, insomma, ricerca, alla fine mi viene in mente con un amico a Milano che suo padre a Bergamo fa quello che controlla le fonderie. Gli ho chiesto a lui se poteva chiedere a suo padre se c'era qualcuno che mi faceva sto specchio store, e lui mi chiama direttamente il padre dicendo: guarda, non te lo fa nessuno, è impossibile, cioè, ci vuole più tempo, non puoi farlo in un mese. Ha detto, però mi ha detto: vai, questo è mio, scusate. E
E quindi niente, mi dice, ma vai a Zingonia, che è in provincia di Bergamo, che lì ci sono un sacco di sculture fatte, la prendi una e la metti. E io, cioè, ero talmente disperata che ho detto, vado a Zingonia, e insieme al mio amico, il figlio, e niente, trovo fuori da questa fonderia questi soldati di 3 metri, 2 metri e mezzo, 3 metri l'uno. E niente, vado da dentro, da questo signore della fonderia, un ragazzo della mia stessa, una persona della mia stessa età. Ormai. Scusate, tremo la Red Bull. E niente, gli dico, ma scusi, ma cosa sono questi soldati qua fuori? Guarda, è un casino perché ci stanno facendo fallire questi soldati, è una committenza che ci ha dato Gheddafi da mettere, cioè voleva fare tutto l'esercito da 32esimo plotone da mettere davanti alla reggia dove insomma lui vive, per ricordare i 40 anni della presa al potere del 32esimo plotone di Gheddafi, insomma. Ah, e come ci è arrivato qua? Guarda, perché noi serviamo lo scultore di Berlusconi, Carmelo Liozzi, si chiama, lo dico perché tanto mi hanno dato tutti i permessi per dire tutto quanto, io ho anche scritto tutto il progetto. E Carmelo Liozzi, che lui essendo amico di Berlusconi, ha chiesto al suo scultore, facciamo, non è bravo perché vedete, non so se vedete, cioè, e dico, ma cioè, non è bravo, e fa, no, lui è bravissimo, ha fatto anche l'arcangelo di San Raffaele, quello sopra. C'è Carmelo Liozzi qui per caso? E poi fa i busti a Berlusconi, il mausoleo, cioè bravissimo. Busto. Busti ha detto. Non so. Degli amici, non so. E vabbè. E niente, ho fatto, ma allora perché fanno schifosi? No, perché lui aveva l'obbligo di inseguire il bozzetto del figlio di Gheddafi, che non era tanto capace a disegnare, si vede. Disegnare, poi lui era bergamasco, non parlano tutti maremmani come me. E vabbè, e allora ho detto, no, vabbè, qui c'è una storia che è venuta da me, cioè non posso non usarla. Guardo dove è Siracusa nella mappa, era proprio davanti alla Libia. Ho detto, vabbè, ora mi prendo proprio la macchietta più macchietta di tutti, quello più colato, quello un po' più bruttino. Poi queste sono 32, c'è anche Gheddafi in queste scatole. Ora, Gheddafi non l'ho visto dal vero perché erano dentro queste scatole, non è che le ha aperte tutte perché ci voleva la gru. Però, insomma, fra quelle che erano fuori ho scelto proprio, ecco, sono io, una posa stupenda. Però per far vedere l'altezza, voglio far vedere. E, ho preso proprio quello che correva, che è questo qui accanto a me, cioè questo qua, che c'ha la faccia un po' triste, così. Questo è il bozzetto, che devono essere proprio uguali al bozzetto, non so come ha fatto. Ecco, e allora ho chiesto alla fonderia di comprarmene uno, e portarlo giù sulla scogliera, proprio vicino alla riva, cioè la riva alla scogliera, come se lui corresse verso, un po' verso la Libia. Io l'ho proprio rivolto verso la Libia, però c'è il mare, no? E ho fatto questa leggenda accanto dove spiego come ho trovato il lavoro. Questa statua, aspetta, non ci vedo niente. Questa statua fa parte di un gruppo di sculture, insomma quello che vi ho raccontato. Ho messo anche il nome dello scultore, di Carmelo, no, Carmelo come si chiama, non mi ricordo già più, Liozzi, insomma, e basta, insomma tutta la storia che vi ho raccontato, però non ve la leggo perché non ci vedo.
E poi ho fatto fare il bassorilievo e il bozzetto, e questa era quella accanto, e poi c'è lui che ho messo il titolo Tornerai alla Terra, proprio nella base, che è la frase che Dio ha detto ad Adamo dopo il peccato originale, però è una delle Bibbie, una delle tante Bibbie tradotte, ho visto che in altre Bibbie dice cose simili, ma insomma è quello il senso. E poi ho messo dei semini anche attorno di una pianta che è rampicante, che così almeno tornava, diciamo, alla terra, diventava... E poi... Cioè la pianta avrebbe dovuto avvolgere la statua? Sì, volevo che tornasse alla terra, cioè che tornasse alla terra, nel senso che noi... un po' come cosa umana, no? Che è inutile fare la guerra, cioè la mia intenzione era quella, diciamo. Non corriamo. Chi è che me l'ha chiesto? Siri. Ok. Siri. Infatti è quella la cosa più interessante. Vi faccio vedere un po' il pezzo così. A parte, ecco, vi faccio vedere... Vedi, non me l'hanno fatto mettere tanto vicino perché la scogliera cade, ogni anno cade un pezzo, ta, 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 e perciò almeno per 10 anni dovrebbe star ritta, poi invece è durata mille. Vabbè. E la cosa bella è che c'erano molti feedback su Facebook della gente che stava lì, che lo fotografavano molto. Questo cioè, tipo ha scritto When the sun comes up, you'd better... Scusate l'inglese, be running. Insomma, se, quando il sole sorge è meglio che tu, è bene che tu corra. No, bello, insomma, c'erano molte interazioni, però ecco, questo è quello che è successo poi, che non va, perciò devo... No, aspetta. C'è una pagina vuota e poi c'è quella dopo. Ma tu volevi... Ah, no, va a vedere, cioè, mi ha rovinato la sorpresa, aspetta. Dov'è? È nella cartella. Il video, dice. Sì, il video. Grazie. Che è Red Bull qui. Abbassiamo le luci a questo punto. No. No. È un telegiornale, tanto. Rubare, trafugare un'intera statua a Siracusa succede, si può. Evidentemente la statua era qui ed era una di quelle opere lungo la pista ciclabile. Ricordate? 2015, Rebuilding the Future, l'arte per riqualificare la periferia con una passeggiata lungo la ciclabile con vista mare, accompagnato da tutta una serie di installazioni artistiche di vari autori. Questa in particolare era stata realizzata da Moira Ricci. Era una statua in bronzo con un soldato d'altezza naturale che stava correndo, correva con lo sguardo rivolto verso il mare. Titolo, Tornerai alla Terra. E il titolo, insieme al basamento, insomma a un piede e tutto quello che rimane è della statua in bronzo. Probabilmente è stata divelta, spezzata e i malintenzionati, probabilmente, molto più che probabilmente interessati al prezioso bronzo, hanno trafugato l'opera per poterla poi far diventare altro. Allora il tema ritorna, civiltà certamente, è una battaglia che va condotta e il controllo, le misure di sicurezza e prevenzione lungo la pista ciclabile. Recentemente, ricordate, ha fatto molto discutere la notizia che proprio Siracusa oggi... Basta. E niente, perciò è rimasta la scarpa e è perfetto. Il problema è che hanno rubato anche la leggenda, quello un pochino, perché almeno spiegava il lavoro ed era perfetto. Cioè, ho portato questo esempio perché... A volte sono anche le persone che finiscono il lavoro. Cioè, secondo me, se non fosse stata rubata, non era così interessante il lavoro. E niente, questo, ecco, che volevo dire, basta. E poi, appunto, la cosa è che... L'impressione è che ogni volta che... Non so se ti succede con le committenze in generale, con i lavori che man mano affronti, però è come se... Da una parte ci sono delle cose molto forti che rimangono sempre nel tuo lavoro, cioè la memoria,
appunto, sia come la storia con la S maiuscola, ma anche la memoria come la memoria privata di famiglie, il tramandare, il confine fra il ricordo reale, la leggenda, l'illusione, sono tutti degli elementi che ritornano in tutti i tuoi lavori, che però poi si vengono, però, diciamo, raccontano una trasformazione continua della tua ricerca, perché le tecniche, i linguaggi, le modalità con cui li presenti cambiano moltissimo, per cui è bello secondo me mettere in relazione, a confronto, questo con il lavoro che hai fatto a Gibellina. Sì. La scorsa estate, no? Sì. Proprio perché c'è un analogo voler, come dire, raccontare un episodio storico con delle forme completamente differenti. Sì. Allora, la seconda esperienza, io poi vado per conto mio, scusami, perché poi ti rispondo piano piano. No, no, prego, quando vuoi. Sì, poi dunque sono stata, mi è stato commissionato un altro lavoro appunto da Arianna Catania, che è una curatrice dell'associazione On Image. Faccio fatica a ricordarmi tutti i nomi, però non mi ricordo tutto il coso. Vabbè. E niente, dunque devo fare un lavoro su il terremoto di Gibellina, no, non sul terremoto di Gibellina, scusate, sul Gibellina vecchia, prima del terremoto, non si doveva parlare di terremoto, e quindi lavorare su delle foto di archivio. Io avevo un po' questo rifiuto di lavorare sulle foto d'archivio, perché io sono stata un po' col tempo messa nel... ingabbiata in questa cosa delle fotografie d'archivio, che a me non mi piace essere ingabbiata proprio, e nessuna cosa, e perciò era un po' titubante, però ho fatto un primo sopralluogo a Gibellina e mi sono innamorata di Gibellina. Ho cancellato il titolo, così, ecco, com'è che si... a play. E quindi niente, sono andata là e ho conosciuto questa storia di Danilo Dolci, che non so se conoscete tutti, è considerato il Gandhi d'Italia, perché lui, mentre stava al liceo artistico di Brera nel 47, così, intorno al 47, ora non voglio dire date che non sono vere, che è possibile. E lui viene a scoprire che in Sicilia si moriva in questa zona, soprattutto di Gibellina, Alcamo, Santa Ninfa, questi sette paesi, si moriva di denutrizione, e il motivo era perché questo mafioso aveva fatto una diga sul Belice, sul fiume Belice, e perciò non arrivava l'acqua a nessuno. Lui inizialmente, come vedete qui, ha iniziato a fare scioperi della fame, e poi ha iniziato a fare manifestazioni dove lo seguivano tantissime persone. È arrivato ad avere più di 10.000 persone che manifestavano con lui, compreso Sciascia, Camilleri, un sacco di intellettuali che lo hanno seguito, Pasolini, Peppino Pastato e tutto. E poi nel 68 è venuto questo terremoto, e questo terremoto ha fatto sì che le persone si fossero bloccate, perché hanno preso un po' come una punizione divina, da come ho letto, io dico quello che ho letto in un libro di Lorenzo Barbera, che era il braccio destro di Danilo Dolci. Hanno iniziato ad avere... un po' un tipo, gli è cambiato il carattere, gli si è rotto qualcosa, diciamo, e hanno cominciato ad avere
un tipo di carattere diverso, che però io ho notato, cioè dalle foto che ho visto delle manifestazioni gibellinesi a quello che sono adesso, ho visto molte differenze. Infatti inizialmente, quando ho fatto il primo sopralluogo, volevo fare tutto un lavoro diverso, che però solo avendo fatto il secondo sopralluogo mi è venuto tutto un altro lavoro completamente diverso. Scusate, mi sono fermata qui, gibellina. Poi, ecco, volevo far vedere una cosa che non so se lo conoscete, è il Cretto di Burri, Gibellina Vecchia, dove lui ha fatto questo capolavoro, che secondo me è veramente un capolavoro, dove ha rifatto, senza sapere che ci sarebbe stato Google Maps, un suo quadro con la città di vecchia di Gibellina, ricoprendo con la calce e penso un altro materiale tipo cemento, non mi ricordo ora, le macerie della città, del paese, insomma, sotto. E questo è quando sono arrivata a Gibellina la prima volta. Insomma, vi faccio vedere un po' di foto per capire quanto possa essere affascinante questo paese. E, ecco, questo è il palazzo dove devo fare io la mostra, che è un palazzo di Francesco Venezia, che è un capolavoro di architettura. E però la stanza dove dovevo fare il lavoro, che doveva rimanere permanente, è 30 metri di lunghezza per 3 di larghezza, dunque lunghissimo. E quindi io avevo questi paletti, cioè lo spazio, le foto di archivio, che è una cosa difficilissima su cui lavorare, secondo me. Io ci ho lavorato solo una volta, poi non so perché sono schemata lì nelle foto d'archivio, però più di due volte. E, ecco, questo è dentro, all'interno. Io che spazzo, perché volevo far vedere che ho pure fatto un po' di cosine dentro, tipo imbiancatura e spazzare. No, vabbè, anche altre cose. E poi queste sono le foto, ho messo solo degli esempi, e le foto saranno più o meno sui 1200. E quindi la mia idea era quella, ecco, cioè, poi un'altra cosa, le foto d'archivio molto spesso sono dei capolavori, come queste due, che sono stupende, ed è difficile entrare a manipolare delle cose così belle, secondo me è uno spreco, è una rovina. Cioè, e poi anche perché hanno avuto questo problema del terremoto. Allora, quindi mi è venuto in mente di tirare su la testa a tutti, e questi ci sono anche io, perché questi mi sono fatti, sono modelli, perché ora vi faccio vedere, ecco. No, forse me le faccio vedere prima. Scusate. Ecco, questo è il lavoro. Questo è il file del lavoro, dove io ho tirato su la testa a tutti i personaggi che poi ho deciso di mettere. È così piccolo perché, per una questione di tempo, perché io riuscivo a fare 4 personaggi al giorno e avevo 2 assistenti che mi aiutavano. E vi spiego il perché. Questo è un particolare dove c'è anche Danilo Dolci, ho voluto metterci anche Danilo Dolci e Lorenzo Barbera. Ecco, qui è la base che abbiamo fatto là, perché poi ci sono stati 1000 problemi su tutta la produzione, diciamo. Ecco, questo il montaggio, ed ecco, questa, siccome l'opera è infotografabile, cioè questa è fotografata col cellulare, che è l'unico con cui si riesce, perché con la macchina fotografica col grand'angolo non si riesce. E,
e praticamente è così, ci sono degli specchi sopra e l'opera sta lì in mezzo, è calcolato la dimensione di una persona che si specchia con quelle che io ho elaborato e basta. Io volevo che la gente si specchiasse insieme a quel tipo di gibellinesi lì, cioè quell'umanità lì. È un po' dedicata ai gibellinesi quest'opera, però è anche un po' dedicata a tutti noi, no? Non perché prima eravamo meglio e adesso siamo peggio, però prima c'erano dei valori che adesso abbiamo un po' perso, no? in questo periodo storico, che è quello della comunità e dello stare insieme e fare le cose insieme come facevano loro manifestando e insomma fare le cose insieme. Tipo Gibellina andavano a ballare nello stesso posto tutti quanti, cioè la città era tutta diversa, adesso è tutta separata, molto larga, fatta proprio in modo che le persone siano più distaccate, e infatti è così, cioè sono molto, si salutano per rispetto e tutto, ma appena si girano le spalle si parla male. E lo siamo un po' tutti noi, cioè un po', ecco, scusate, volevo farvi vedere questa cosa, come è stato fatto, perché la ricerca delle foto l'hanno fatto due ragazzi di Gibellina, che però, avendo pure comprato lo scanner apposta e tutto, hanno fatto le scansioni in bassissima risoluzione. Io avevo le foto che pesavano 100k, quindi non, cioè era impossibile, si sgranavano tantissimo. Infatti vi faccio vedere come ho fatto qui, se riesco a mandare un po' avanti perché è noiosissimo. Ecco, questa è la testa, no? Ed è piccina, molto piccina. Avanti un pochino più veloce. Ma siamo solo lì? No, un po' strano, aspettate, scusate. Non so perché, è un pezzettino di video, ma non c'è tutto. No. Comunque l'ho dipinte tutte, ho ridipinto tutto, ho ridisegnato tutte le facce sono tutte ridisegnate in montaggio, insomma. Ecco. Ma l'installazione è ancora lì? Sì. Quindi è pensato che resti lì? No, deve restare lì perché è fatta per quel posto lì, dove lo metto 10 metri per 3. No, ma poi è dedicata apposta ai gibellinesi, deve star lì, cioè le facce dei gibellinesi lì, cioè sono persone di lì, sono